cambiamolo.it è un comitato civico che è nato da qualche settimana e è nato con un'esigenza specifica, quella di dire no a questo progetto di autostrade Lombarde SPA. Perché noi diciamo di no? Innanzitutto questa è l'opera che si chiamava all'epoca IPB, adesso ha un altro nome. Noi diciamo di no a quest'opera essenzialmente per due motivi. Siamo benissimo consapevoli del fatto che c'è un problema di traffico e di viabilità sulla nostra rete viaria. Riteniamo che questa non sia la soluzione corretta per risolvere questo problema. Mi chiamo Giavazzi Peraggio, sono il presidente del Comitato Ecologico di Osisotto. Abbiamo aderito alla costituzione del comitato Cambiamola perché riteniamo che unendoci abbiamo più forza. Il progetto della SIPB è un progetto che dal punto di vista sia progettuale e dal punto di vista ecologico ambientale è una ferita a cielo aperto su tutta la nostra campagna partendo da Levate fino a Treviglio. Infatti questa autostrada, che è 7 metri di profondità, larga 30 metri, andrà ad incidere pesantemente nel paesaggio e nella urbanistica del nostro territorio. E poi, se inquadriamo all'interno di tutte le infrastrutture bergamasche questa opera, si vede come per la viabilità a lunga percorrenza, comunque grazie anche alla Tena, alla Pedemontana, sopra così, questa non è un'opera che aiuta, e non aiuta chiaramente a maggior ragione la viabilità locale, perché stiamo parlando di un'autostrada a doppia corsia con pedaggio e pagamento finanziata da privati. Per cui sostanzialmente si potrebbe anche ipotizzare che i privati, per rientrare nell'investimento che ha fatto, magari le tariffe potrebbero anche essere non quelle a cui siamo abitualmente abituati ad utilizzare, per esempio con le autostrade normali o con la 4. Quest'opera al momento, allo stato attuale, cioè sulla carta, costa già 250 milioni di euro. Una sbarcata di soldi che in un momento così difficile della nostra economia potrebbero essere impiegati per lo sviluppo, per il lavoro dei giovani, per le famiglie che perdono il lavoro, e non destinati a opere che, visto la cronaca degli ultimi mesi, sembrano più opere per lavare soldi che opere per rendere uno sviluppo migliore e una sostenibile mobilità invece. Inoltre il progetto ci viene calato dall'alto senza nessuna discussione. Questo mi permette di dire, invitiamo le amministrazioni, l'assessore Lanzani, invece di aprire un dialogo serio, democratico, trasparente. Altrimenti allora vuol dire che qui c'è la dittatura, e allora come facciamo a essere padroni a casa nostra? Una delle nostre prime iniziative che abbiamo intenzione di intraprendere appunto questo weekend, il 3 e il 4 di marzo, nelle principali piazze dei paesi coinvolti, è appunto quella di una raccolta di firme. Noi ci siamo posti un obiettivo che, se vuoi, anche abbastanza ambizioso, è quello della raccolta di 10.000 firme.